Nello stesso tavolino c'erano più persone sedute a distanza ravvicinata, molto meno del metro previsto dalla normativa anti-Covid. E così per il locale nella zona di San Giuseppe è arrivata la sanzione. La polizia locale è intervenuta ieri dopo una segnalazione che denunciava la presenza di numerosi ragazzi senza mascherina che festeggiavano in un bar, un'attività inserita nei controlli del comando per il rispetto delle ordinanze sindacali di contrasto al coronavirus. Anche ieri è stato pattugliato tutto il territorio, in particolar modo le zone dove più facilmente si possono creare assembramenti. Quando gli agenti sono arrivati nel locale, tutti hanno indossato la mascherina, a eccezione di uno che non l'aveva con sé. Per lui è scattata la sanzione da 400 euro, come previsto dalle norme per il contrasto al coronavirus. Intanto proseguono i contagi a Sassari. Secondo gli ultimi dati raccolti dall'unità di crisi regionale, ieri a Sassari c'è stato un altro picco di nuovi positivi, segnato con un ben più 58, a testimonianza che la guardia forse è stata abbassata un po' troppo nella nostra città. Poteva finire molto male ieri sera in via Pascoli, all'angolo con via Nurra, se un passante si fosse trovato al momento sbagliato, proprio in prossimità delle strisce pedonali. Ieri sera, infatti, è improvvisamente caduto a terra un grosso palo di ferro, ulteriormente appesantito dai vari cartelli affissi, compresa un'insegna luminosa. Per fortuna nessuno stava passando in quel momento, altrimenti le conseguenze potevano essere gravissime. Sul posto è intervenuta la polizia locale e le motivazioni della caduta del palo sono abbastanza chiare. Il deterioramento del metallo alla base ha fatto sì che il peso lo spezzasse. In via Gorizia invece è stata segnalata la caduta di una signora a causa del marciapiede dissestato. La cittadina non ha voluto sporgere denuncia ma ha riportato diversi traumi fisici. Il marciapiede in questione si presenta molto degradato, con forti dislivelli e parte delle mattonelle che si sono staccate dal suolo. L'attraversamento quindi versa in condizioni di pericolo, che peggiora qualora a transitare siano persone disabili, con difficoltà motorie o anziani. Sempre presente la discarica nelle campagne di Badi Mannitta, a pochi passi dall'impianto sportivo, nonostante la segnalazione fatta attraverso la stampa da Fratelli d'Italia Sassari Audax lo scorso 27 febbraio. Rispetto alla precedente segnalazione, dopo un sopralluogo nei giorni scorsi, si è potuto notare che alcuni oggetti sono stati rimossi o forse ritirati da chi li riteneva evidentemente ancora utilizzabili, mentre tanti altri sono stati lasciati in questo importante spazio verde cittadino. Purtroppo tutto il materiale rinvenuto, filmato e fotografato, schermi di PC, forni a microonde, cartongesso, WC compreso di cassetta di scarico e altro ancora, dimostra certamente che siamo davanti ad una condotta incivile e reiterata che viola tutte le norme e prescrizioni di legge in tema di rifiuti in una zona dove è presente un cartello di divieto di discarica. Contestualmente però Fratelli d'Italia Sassari ritiene sia necessario rinnovare la richiesta di intervento urgente dell'assessorato all'ambiente del comune di Sassari affinché predisponga un intervento di bonifica di tutta la zona che si ricorda è frequentata da atleti e dai loro genitori oltre che da cittadini che portano a spasso i loro cani, frequentano la zona e hanno il diritto di farlo in piena sicurezza. Fratelli d'Italia Sassari chiede ancora una volta a quei cittadini, per fortuna pochi, che con questa condotta scorretta contribuiscono a distruggere l'ambiente che appartiene alla collettività e consiglia di avere più cura della propria città e degli spazi verdi usufruendo del servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti e speciali, contattando i numeri che l'amministrazione comunale mette a disposizione. Fratelli d'Italia Sassari Audax resta come sempre a disposizione dell'assessorato competente per un'eventuale acquisizione del materiale fotografico raccolto. Ci troviamo al mercato civico di Sassari in compagnia di uno dei commercianti, Andrea Porcu, e chiediamo com'è al momento al mercato. Diciamo che adesso è un momento in cui siamo un po' in fase calante per via del periodo che è sempre stato un po' fiacco, però influisce tanto anche il fermo biologico dello strascico che però sta per finire, quindi invito tutti anzi a venire subito dopo il 15 di ottobre a comprare qua al mercato, che sicuramente ci saranno abbondanza soprattutto di polpi, calamari, triglie e quindi di conseguenza abbasserà anche il prezzo, si comprerà bene, quindi faccio un invito ai sassarisi a venire a comprare
nella seconda metà di ottobre, che si comprerà bene, si spende poco e si mangia bene, roba locale naturalmente. Nel frattempo le proposte sono, ci sono la roba di allevamento, noi stiamo vendendo molto orate e spigole di Golfo Aranci, allevamento sardo, stiamo vendendo dei calamari che provengono dall'Adriatico, stiamo vendendo tanti sgombri molto belli. Purtroppo è prodotto non dei nostri mari, però è tutta roba bella naturalmente, garantiamo la freschezza al cliente, la pulizia del pesce, ci prestiamo a tutto ciò che chiede il cliente, di conseguenza abbiamo delle bellissime cozze, nonostante il periodo sia avanzato ancora le cozze sono veramente belle piene. E niente, stiamo vendendo tanto di questo tonno di importazione sottovuoto, stiamo vendendo abbastanza bene salmone, dai, ci stiamo salvicchiando nonostante il periodo. Qual è il vantaggio di comprare al mercato? Il vantaggio di comprare al mercato è innanzitutto la serietà degli operatori, la simpatia, poi siamo sempre pronti a offrire ricette, a proporre il prodotto migliore al cliente. Allora, a questo punto proponiamo una ricetta per oggi, una cosa veloce veloce. Cosa proponi? Una ricetta veloce veloce, guardi, c'ho delle pescatrici che sono fenomenali, 12 minuti di bollitura, e poi si condiscono con olio di oliva e limone, si fa quella salsettina e sono pronti a mangiare. Oppure io domani per esempio devo mangiare 2 calamari fritti con delle sogliole fritte. Meglio di così si muore. Quarta vittoria consecutiva per la Raymond Handball Sassari, che sconfigge per 33-31 il Cassano Magnago e si porta al secondo posto solitario in classifica, a meno 4 dalla capolista Bolzano, ma con una gara in meno rispetto agli altoatesini. I ragazzi di coach Passino, dopo il pareggio contro Trieste la prima giornata al Pala Santoro, hanno battuto nell'ordine Siena, Fondi, Fasano e ieri Cassano Magnago. Nella partita di ieri contro i Lombardi buone le prestazioni di Vieira e Stabellini, entrambi autori di 7 gol, e Nardin che ha realizzato 5 reti. Una vittoria sul filo di lana contro un avversario che ha messo in seria difficoltà fino all'ultimo secondo Spano e compagni, nonostante l'espulsione dopo 21 minuti di Dorio. Nei primi minuti le due squadre si rispondono colpo su colpo, il primo break lo crea la Raymond, che si porta sull'8-6. Dopo il pareggio ospite sul 10-10, la Raymond, anche grazie a diversi tiri dei 7 metri, riesce a creare un secondo strappo e chiude il primo tempo avanti 15-12. Al ritorno agli spogliatoi, i Lombardi entrano sul parquet più concentrati e al 36esimo firmano la parità, anche a causa di qualche palla persa di troppo del rossoblù di Mister Passino. Il Cassano riesce anche a passare in vantaggio sul 19-20 e coach Passino è costretto al timeout. All'uscita al minuto di sospensione, Pereira e compagni, spinti anche dai 200 tifosi occorsi al Pala Santoro, riescono a reagire con un parziale di 6-1, si portano sul 25-21. Nella parte centrale del secondo tempo i sassaresi riescono ad amministrare il vantaggio, anche grazie a delle belle parate dell'estremo difensore Spanu, che si fa trovare pronto in più di un'occasione. Cassano però ci prova fino alla fine, e al 58esimo è sotto di un solo gol. Ci pensa poi Giovanni Nardin a chiudere il match e a regalare ai suoi il quarto successo stagionale. Una vittoria importante che dà ulteriore fiducia a una squadra che vuole far bene in questa seconda stagione nella massima serie e che si prepara anche all'esordio in IHF Cup, dove sfiderà i greci di Patrasso. Di seguito l'intervista a Giovanni Nardin. Siamo con Giovanni Nardin, grande protagonista del match della vittoria della Raymond. Un commento sulla partita. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficilissima, però l'abbiamo approcciata bene fin da subito, abbiamo combattuto fin dall'inizio proprio come dei veri leoni, veramente. Oggi abbiamo dato tutto in campo e penso si sia vista anche dagli spalti, e la partita penso sia stata super piacevole da guardare, ma allo stesso modo da giocare anche per noi. Ti ho visto particolarmente contento dopo l'ultimo gol, una vittoria che volevi a tutti i costi. Sì. Lavoriamo tutti i giorni per questo, per questo tipo di partite, per questo tipo di emozioni che lavoriamo, e quindi niente, era importante segnare e quindi la gioia dell'ultimo gol è sempre spettacolare, soprattutto quando mancano pochi secondi alla fine e soprattutto in una partita così importante, perché oggi era veramente importante portarla a casa. Ultima domanda, quarta vittoria nelle prime 5 partite, un buon inizio del campionato per la Raymond, dove può arrivare questa squadra?
No, sinceramente pensare adesso dove possiamo arrivare è anche limitativo. Bisogna sempre pensare in grande, e rimanendo sempre con i piedi per terra, ma possiamo andare veramente tanto lontano continuando a giocare così e con questa intensità, con questa voglia. E niente, quindi è importante e possiamo fare tanto. Zona Santa Elisabetta, ma mio piano tu pari più bella. E io so una di ghita i 30 reta. Caragante, mamma mia, di te non mi avvaraggia e mi dica. Soffrendi mai te, murendi mai te, cantava di te, sassari. Speciale Ecobonus 110%.
Intervista di Graziano Mura al dottor Luca Pirisi, consulente finanziario, per spiegare tutti i dettagli della normativa, in onda venerdì alle 21.15 e alle 24, sabato alle ore 21 e domenica alle ore 22. Sono aperte a Bolotana in provincia di Nuoro le iscrizioni ai corsi per il conseguimento dell'abitazione al lancio con paracadute emisfero vincolato del tipo in dotazione ai reparti paracadutisti militari. Bonus idrico emergenza Covid-19. L'ente di governo dell'ambito della Sardegna eroga un rimborso tarifario straordinario per gli utenti del servizio idrico integrato gestito da Abanoa che versano in condizioni socio-economiche disagiate a causa dell'applicazione delle misure di contenimento legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. Regolamento e moduli sul sito www.bonusacqua.it oppure presso il comune di residenza. Il nuovo video di Pietro Sanna, Ayo Amari, è disponibile su tutti i social e sulla nostra emittente tutti i giorni. Performa Confcommercio Sardegna presenta il corso di barman dal 2 al 14 novembre 2020 presso le sedi della Confcommercio. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cavizza. In onda sulla nostra emittente il lunedì e il venerdì alle 16 e alle 18.30. Il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito serale.itangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itangioiss@gmail.com. TG Informazione d'approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45. Ultima edizione dalle 23.30. In onda 24 ore su 24 sul canale 115 Libera TV del Digitale Terrestre.